I dissuasori. L'asfalto, di fresca posatura di Viale della Libertà, emanava un tanfo ed un vapore fastidiosi ai due giovani pedoni che sudaticci avevano scavalcato la fascia bianco-rossa che delimitava la strada e, arricciando il naso, l'avevano velocemente attraversata lasciando impronte di scarpe di gomma divenute appiccicose, che avevano fatto nervosamente alzare lo sguardo e la voce al crocchio di operai della Gesip scoperti nel dorso per il caldo africano. Il sindaco Orlando li aveva costretti a lavorare sotto il sole cocente di agosto per dimostrare alla città che gli 800 ex detenuti ed ex tossicodipendenti, lavoratori della cooperativa creata dal medesimo nei primi anni 90, non lavoravano per uno stipendificio, ma servivano veramente la città. E sempre il sindaco Orlando aveva pubblicamente detto al momento del recente insediamento che la prima cosa che avrebbe fatto era eliminare gli orripilanti dissuasori in cemento di Viale della Libertà voluti dal suo predecessore, il sempre assente sindaco tennista, che per 400.000 euro aveva reso il viale impraticabile agli scooter e agli autobus di linea dell'AMAT, che ad uno s'erano scassati negli ammortizzatori e nelle carrozzerie, riempiendo all'inverosimile il garage dell'officina dell'AMAT. «Che fai, non lo vedi che la bici è fresca? Avemo premura, che vuoi, fatti i cazzi tuoi! Vere se durugni un coppo di palantiesta, non auce pure premura avemo, di finire presto, caccia in cavolo, di morire! Non lo fare più la prossima volta, va bene? Pichica, se no che fai?» I due ragazzi, l'ultima frase, l'avevano gridata dileguandosi velocemente nelle viuzze che portavano al Borgo Vecchio. Io m'ero fermato a guardare la scena. Fantastica, bella e variopinta, fatta di suoni e di odore, di tanfi e di grida, di sguardi e di occhiate storte. E in quella scena c'era la storia di tutta la città, della sua cultura, delle sue tradizioni, del detto e del non detto, della prepotenza, della soperchieria, del rispetto e dell'arroganza. E per un attimo mi sono sentito in un teatro all'aperto, in un cabaret per pochi intimi, in un cinema per vedere un film neorealista recitato in siciliano. E quello che avevo visto non poteva che avvenire qui, nella mia città, in questa terra che è la mia, piena di contraddizioni, ma anche di immensa vitalità. Ed è stato allora che ho pensato che oggi una mia cara e amata amica, che vive lontano da questa, che è anche la sua terra, oggi compie gli anni. Forse una scena come questa per un attimo, per un momento, ho pensato, l'avrebbe trascinata qui con me, nella sua isola. Forse con la mente sarebbe stata catapultata nel centro storico della mia città, che è molto simile alla sua. E forse questo poteva essere un piccolo e semplice regalo che le potevo donare. Scriverle e spedirle la scena alla quale poco prima, passando da Viale della Libertà, avevo assistito. Tanto ordinaria da queste parti, quanto straordinaria per chi vive lontano e la deve semplicemente immaginare.